Eccoci qui con l'ultima e terza parte di questo video. Rinizio da Caitlyn che pusha. E adesso scappa perché Twitch e compagnia bella stavano arrivando. Io recollo dai golem. Ho dovuto ricominciare da più indietro perché avevo fatto un video di più di 15 minuti. Probabilmente se YouTube non me lo carica, o se no vedete un minuto in più di video che avete già visto. Vabbè, chi se ne frega. Torniamo a noi. La partita sta per concludere. Mancano circa una decina di minuti. Loro tentano, iniziano il baro, startano il baro. Arriva Leona e decidono di non continuarlo. Leona warda. Stiamo arrivando tutti nelle zone del Baron. Itachi passa da dietro. Caitlyn è nella loro ward e infatti la focussano. Meno male a flash. Sono in 4. Arriva Annie. Caitlyn prende la kill. Io urto. Itachi fa una kill e una kill. Qui killiamo. Leona killa Twitch. Leona che stila le kill da support, da buon support. No, Leona non stila, fa troppo male. Leona troppo forte. È un piccolo cenno. Noi intanto pushiamo la mid. E la torre mid va down. Vi voglio fare anche l'inhibitor, naturalmente. Leona tiene occupata Mino. Intanto Itachi era tornato indietro probabilmente per curarsi e a pushare. E qui naturalmente avverto tutti di scappare perché Annie, perché vai lì? Dovevamo andare dietro, beh. Però ce la facciamo lo stesso, insomma. Alla fine ci hanno preso una kill gratis e per fortuna non c'è morta. No, Leona. Era Leona che rischiava di più di tutto. Però vabbè, Leona è un po' tutto su. E con questa volta comunque ci prendiamo un altro inibito. Top. E manca soltanto l'inibitor bot per fare, diciamo, il trio completo. Io volevo andare a farmelo, nessuno mi segue, quindi ecco. Qui vediamo che Alistar cerca di prendermi ma fallisce completamente. Ho avuto fortuna, sì, lo ammetto. Leona non so perché è sempre una posizione sbagliata al momento sbagliato e si fa killare dal loro AD carry. Annie naturalmente, da brava curva, si fa vedere anche lei e si fa killare anche lei, dando il la fine serie a... Allora, pingano il Baron, io mi pingo anch'io il Baron e chiedo che qualcuno venga con me. E qui forse è stato un mio errore. Anzi, senza forse. Cioè, andare da solo al baro. Ho messo la mia bandierina per aver vision. Volevo provare a stilarlo. Ho ultato. E ho killato Psyntao. Invece che killare Talon, che era probabilmente l'altro più pericoloso. Volevo prendere Twitch inizialmente per non dare alla di carry il Baron. Tanto che Twitch si è spostato all'ultimo momento. Io addirittura pensavo di aver killato Twitch, invece non ce l'ho fatto. Vabbè, mio fail. Troppo... I miei compagni di squadra non potevano fare niente, erano lontani. E quindi ho provato, ho failato. Vabbè. Ormai siamo al 33esimo, abbiamo quasi 15k di gold in più, quindi
partita è nettamente a nostro favore. Con due inhibitor down poi maggiormente. Fiora si appresta a pushare bot, vuole distruggere anche la torre bot. Non so se ero io che gli avevo pingato di assist del Fiora. Intanto stanno arrivando tutti. Fiora continua a pushare. E praticamente mi sa che l'ha stuprata. In 5 addosso. Intanto Caitlyn si fa killare anche lei. Volevo andare a salvarla ma non tardi. Qui ho fatto la cavolata anch'io, ho provato a usare il Randin, ho provato a usare tutto, ma sta cosa mi flasha dietro e Annie però prende, no, se la prende Leona, la kill Leona, si la kill. E qui Leona esattamente, e però si prendono un carnefice. Distruggono la torre mid e recollano, perché guardate cosa succede ai super minion. I nostri super minion stavano pushando tranquillamente e distruggono una torre del Nexus. Intanto Fiora va a pulire e a salvare, diciamo, la seconda torre mid. Tristana al doppio buff e si sta rigenerando un low inhibitor. Da notare che noi fino a questo momento abbiamo perso solo due torri, mentre loro hanno due inhibitor scoperti e hanno rimasto praticamente mezza torre bot. Mezza torre bot e una torre del Nexus, logicamente. Quindi ci apprestiamo a pushare bot, perché vogliamo anche il terzo inhibitor, vogliamo tutti e tre gli inhibitor per concludere questa partita. Viene ingaggiato a Fiora. Caitlyn è dietro Fiora. Arrivo anch'io, ulto e metto 3. Metto Twitch. Qui killano Fiora, lo kill, addirittura la prende Alistar la kill. Non so perché sto support fa così male ultimamente Alistar. Da quando l'ha buffato è micidiale. Ha preso la kill, si sono presi la kill su Fiora, però noi abbiamo vinto il team fight. Siamo in 4 contro 1, che è rimasto solo tanto. Distruggiamo la torre bot. Distruggiamo l'inhibitor bot. E poi penso che faremo il giretto, il solito giretto. Inhibitor mid. Fiora intanto ancora 20 secondi al respawn ancora. E poi combo e vado a distruggere l'inhibitor top. Adesso con 3 inhibitor down e in 4 che stiamo pushando è quasi impossibile, se non impossibile, non vincere questa, cioè per loro vincere questa partita. Viene ingaggiata Leona. Talon focussa il nostro AD carry logicamente e se lo fa. Fiora intanto si appresta a tornare, mentre noi stiamo scappando, io e Annie. Arriva Fiora, decido di cambiare marcia, probabilmente dico vabbè con Fiora facciamo vincere la partita. Vabbè, vado a farmare, vado a farmi il mio gioco. Intanto Twitch e Alistar rimuovono una pink. Fiora guarda verso il Baron. Io mi faccio i lupi. Tanto qua stanno difendendo. E ci apprestiamo a ritornare. Io, Fiora e Annie.
mancano il nostro AD Carry e il nostro supporto. Mentre invece Fiora e Annie, io rimango mid, Fiora e Annie decidono di puntare su Talon e Tristana. Io invece do fastidio ad Alistar che stava difendendo da solo. A momenti lo killo, se non fosse per il fatto che è arrivato anche qui, c'è ha flashato. Quindi Fiora pusha top, io pusha mid. A questo punto abbiamo tanti di quei super minion che non so neanche io come fare a killarli. E infatti i super minion si fanno la torre. Ingaggiamo. Fiora prende una kill. Fiora prende due kill. Fiora prende tre kill. Fiora vuole la penta. I nostri taci però ci muore nella loro fontana. Esatto. E così abbiamo vinto. Veramente una bella ranked, mi sono divertito tantissimo. Penso che la stessa cosa sia per i taci. Cosa dici, taci? Ovviamente, ovviamente. Però però volevi la penta. Semplice, la penta, sì, dai, ci poteva stare alla fine. Se ne sono ritirati in base, poveretto. Ok, però vabbè. Va bene lo stesso. Allora, salutiamo tutti quelli che ci conoscono, i PKS, che è il nostro clan, e tutti i nostri amici, dai. Al prossimo video. Ciao, rega. Ciao, belli.